retto, trash. Ok, dovrei avercela fatta. No, ho sbagliato mossa, che idiota! No! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 14esimo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke. Vi starete chiedendo, Creepy, di quali acidi ti sei fatto? Perché ti trovi qua? Signori miei, mi trovo qua perché questa è la seconda volta che registro questo episodio, perché non riuscivo a trovare Capo Palestra, cioè non c'era praticamente. E andando a vedere dei video su internet ho scoperto cosa? Ho scoperto che il Capo Palestra, diciamo, è un po' un monello e si nasconde in questa grotta. Più precisamente si trova qua. Ciao giovane, io sono Sofia, la capopalestra della città di Snow City, insomma. Sono qui per meditare ed allenarmi. Torno alla palestra adesso. Signori miei, ovviamente lei tornerà sicuramente alla palestra, vero? Non è che ci aspetterà in questa grotta e in altri angoli per il puro gusto di pigliarci per il culo? No, non sia mai. Ok, allora, dobbiamo andare praticamente avanti, ragazzi. Ora io sinceramente non so bene come si faccia sto pezzo. Ci provo. Allora, fermi. Ok, dovrei aver capito, sì, mamma mia, questo creepy stealth. E nulla, vi invito fin da subito a lasciare un mi piace se ho messo il repellente e a rispondere alla domanda del giorno qui sotto nei commenti. Tra l'altro, signori miei, ve lo dico adesso, purtroppo non riuscirò a portarvi l'ultimo episodio di Pokémon Xenoverse, quello in cui avrei voluto farvi vedere alcuni extra, per il semplice fatto che stavolta ho perso praticamente i dati della sidebar e della miniatura e sinceramente non ho voglia di star lì a rifarle. Comunque, abbiamo ritrovato questa capopalestra, Mira Sofia. Scusa, ora torno alla palestra. Ok, tecnicamente ora dovrebbe essere tornato effettivamente. Facciamo molto velocemente questo percorso. Nel frattempo vi faccio vedere la squadra, che non dovrebbe essere variata di nulla rispetto allo scorso episodio. E nulla, questo video dovrebbe uscire giovedì, dopo che ho annunciato che non farò Pokémon Sole e Luna sul canale. Ho visto che comunque avete anche in alcuni casi apprezzato la mia scelta, mi fa piacere, cioè mi fa relativamente piacere, nel senso noto che apprezzate o comunque capite la situazione nella quale mi trovo e diciamo avete compreso questa mia scelta, se non in alcuni casi l'avete appunto condivisa. Comunque ora dovremmo essere pronti per affrontare la palestra, ma purtroppo ragazzi dovrei essermi spoilerato come un ritardato. Nel frattempo metterei davanti Tarzan, così mi ha proprio intuito, che appena prima di abbattere il capo palestra, non so perché ho detto abbattere anziché battere, dovrebbe uscire fuori Red. Sì, esatto. Ciao vecchio amico, mi fa davvero piacere vederti. Incontrarti mi ha ricordato la nostra prima battaglia, fuori dalla prima palestra di Zeri. Ora che ho 7 medaglie e ne ho bisogno solo un'altra prima di affrontare i Super 4. Mi sono perso un passaggio, perdonate il mio shish. Affrontiamoci come i vecchi tempi, vecchi tempi, minchia, come se fossimo amici da 26 anni. Ok. Ragazzi, non credo che manchino molte parti alla Lega, sapete? Non credo proprio. Secondo me in 6 parti dovremmo aver finito la prima Lega. Che non so se sarà... se la serie continuerà, ecco. Perché, boh, non lo so. Dipende da quanto potrebbe essere lunga. Comunque, credili, fatemi pensare, direi che Sasha è perfetta. Ice Beam e questo dovrebbe morirci, perché Sasha è un attacco speciale assurdo. Raga, cioè... Caragra, meno male che ho preso sto Jinx perché è qualcosa di impressionante, è fortissimo. Lo sai, Creepy, è molto difficile per me dire che qualcuno con cui sto competendo è più forte di me. Ma tu lo sai un pochino di più. Molto presto, spero presto, sì, spero presto. Molto presto diventerò uno dei migliori allenatori del mondo. Aspetta e spera, Red. Anche se, boh, tecnicamente penso che sia l'allenatore nei giochi Pokémon con il livello effettivo dei Pokémon più alti. Non vorrei sbagliarmi, però. Comunque, signori miei, palestra di tipo ghiaccio con i fiorellini che mi ero scordato. Ok, perfetto. E signori miei, dato che la palestra è di tipo ghiaccio,
Spero di non essere troppo ridicolo, mi tiro giù un po' di capelli che fa figo. E signori miei, con questo cappellino siamo pronti per scacciare il malanno dei tipi. Ghiaccio, mi sento tipo la voce che rimbomba, ma va bene lo stesso, oggi l'episodio avrà questo problema. Ok, Lucario, ottimo. E Giga Drain, comunque i vostri livelli sono imbarazzanti considerando quelli di Red. Cioè, sul serio, fate ridere. Graveler, perfetto, non potevo desiderare altro. Giù e olè. Battuta sera, Sofia è una persona ca ca simpatica, calma si dice in italiano. Quieta e calma. Creepy, studia, maledizione. Allora, fermi, calmiamoci un attimo. Sasha, prova ad andare tu. Lucky Egg e andiamo. Allora, io tecnicamente questo coso qua l'ho già fatto, raga. Quindi dovrei essere più o meno in grado. Ah, era una boiata tipo colossale. Sei pronto per combattere? I miei attacchi ti congeleranno. Stai a vedere che io ti congelo, mo congelo raggio. Se dovesse succedere, rido, ti giuro. Butterfree, madonna che tristezza nella vita proprio. Fai cagare, figliolo mio, sei terrificante. Ti mostro Bora. Ho paura, davvero. Muori, olè, spero che il capopalestra sia più forte di voi perché altrimenti mi taglio le palle. John Frog, il tuo momento, surf. Quasi buttato giù, ma Fury Swipe al nostro eroe non fa nulla perché John Frog è l'eroe indiscusso di questa serie. Lui va avanti imperterrito, spacca la faccia a tutti. Mamma mia, che essere supremo. Lucky Egg a John Frog, smettiamola di dire cazzate e di nominare John Frog invano e cerchiamo piuttosto di capire come cazzo si fa sta roba. Allora, fermi. Perché mi sono fermato? Ah? Ok, non ci tengo, sapete, ad affrontare quello laggiù, quindi io vado tatticamente avanti. Ciao, è stato un piacere, Flareon. Vespi Queen, Body Slam. No, Swagger le palle, muori. Muori. Ok, perfetto, ci siamo capiti, eh. Allora, le super pozioni dovrei avercele, ma sapete, forse ho anche le iper ora che ci penso. Bucefalo davanti, mettiamogli la roba e fatemi vedere che pozioni ho. No, raga, se non ho pozioni bestemmio. Oh, ok, perfetto. Sofia! Sofia! Sofia, 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 sono pronto. Dovevo chiamarmi Alvaro Soler per Alvaro Soler. Ok, ci siamo. Ehi, Creepy, benvenuto alla palestra di Snowy City. È conosciuto. Io sono conosciuta come Ice Queen, ma tipo l'Ice Zeppelin, no? Meglio che mi suicido. Meglio che mi suicido. Ok, ho scelto poco. No, non è vero, dovrei avergli. Esatto, terremoto. Se tu. No, però forse regge, perché comunque terremoto è fi. Infatti, non gli ho fatto una sega. Allora, fermi. Rock Smash. Ok, adesso dovrebbe morirci. Ottimo Bucefalo, mamma mia. Quando li butti giù così mi fai venire, però cazzo devo cambiare. Flamethrower dovrebbe morire. A meno che non ha l'abilità. No, non ha l'abilità decisamente. Vaporeon, qua ho sbagliato a vivere, però. Cazzo, dovrei recuperare vita? Ok, perfetto. Idropompa, non so perché si è fatto di acidi e non ha fatto la mossa di ghiaccio, va bene lo stesso. Forte combi, eh. Da no, davvero, competitive, mi dicono. Ciao, è stato un piacere. Questo invece potrebbe essere un problema, anche perché è al fottuto livello 54. No, 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 no. Dormi, ecco. Ci siamo capiti, giù, via. È stato un piacere. Madonna, cioè, raga, Sasha è illegale, è troppo forte. Ok, medaglia Glacier ottenuta e possiamo utilizzare Sub, ma Sub noi non ce l'abbiamo. Se non ricordo male dovrebbe ottenersi più avanti, otteniamo l'MT Ice Beam, ma che tanto abbiamo già, quindi a che cazzo mi serve? Cioè, ditemelo voi nei commenti se serve a qualcosa. Siamo a 8 minuti, è finito il repellente, raga, c'è tanto di quel tempo per proseguire nel gioco, ma che non avete idea proprio. Allora, curiamoci, magari entriamo anche nelle porte, sapete che non sarebbe una cattivissima idea. Allora, dovremmo essere quasi tutti al 54, manca solo Bucefalo. Direi che dopo aver ottenuto la nostra settima medaglia, guardate lì che bella, possiamo appunto non sbagliare strada possibilmente e proseguire nella serie, signori miei. Quindi, se vi sta piacendo come sta andando la serie, tra l'altro, ragazzi, siamo relativamente a poche morti, secondo me, per la serie, quindi lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Io, questa dovrebbe essere la cattura del percorso, ma io ho già Bobasno, ho anche già sto aborto. Persisto nell'avere sto schifo. Se ci siete solo voi due, bestemmio. Non è possibile. Vi prego. Vi prego.
Ok, ultimo tentativo, poi me ne vado, ho capito. Allora, nel frattempo, Madonna, se fa caldo, raga, non avete idea. Cioè, avrò tutti i capelli spettinati, io non li vedo, ma fa niente, me ne sbatto. Oh, zaino di merda! Cosa posso buttare? Cosa me ne faccio di due Lucky Egg, raga? Tanto di battaglia in doppio non ne vedo qua. Quindi, ma io, boh, butto il magnete, va bene. Ciao magnete, è stato un piacere. Super pozione ottenuta, olè, andiamo a affrontare altri allenatori perché tanto non ce ne sono abbastanza. Maitina, ma io inizio a farti un tre. Come ha fatto a reggere? Come hai fatto a reggere? Sì, ma a che livello basso siete? Raga, in questa Chrome, allora, questa Chrome è bella, va bene. Però c'è troppa discrepanza tra i livelli dei personaggi principali barra capopalestra e gli allenatori normali. Cioè, fanno schifo, sono scarsissimi. Swinub! Aspettate, Swinub lo pre... No, però Rock Smash lo shotta. Ultra Ball. Ok, perfetto. Come lo chiamo io sto coso? Allora, è tipo un maiale. È un maiale marrone. E come lo chiamo sto coso? Lo chiamo. Aspettate. Vabbè, frega cazzi, è Howell. È Howell, via. Il microfono dritto. Bella a tutti, ragazzi. Sono tornato qui dopo questo taglio incredibile. Howell, dov'è? Howell. Non sono sicuro che sia così. Al massimo poi lo cambio. Vabbè, comunque, Howell, dovete sapere che lo scrittore appunto di questo famosissimo libro, che è quella puttana di tua mamma, no, che è appunto, io ho paura a parlarti, vabbè, finisco il discorso, che è appunto La fattoria degli animali, un libro che tramite, diciamo, una storia, fra virgolette, animalesca, nella quale degli animali si ribellano al padrone cacciandolo dalla fattoria, diciamo che va a toccare argomenti come il comunismo e in generale la sete di potere degli umani. Comunque, Solana, ciao. Solanal. Hashtag Solanal nei commenti. Bene, Creepy. Oggi ho fatto un'importante decisione. Ho preso un'importante decisione. Smetterò di viaggiare. Sì. Grazie. Sommo merda. Dove sei? Finalmente. Smetterò di viaggiare e di allenare i Pokémon. Mi è piaciuto, ma mi piacerebbe fare altre cose, come rendere i miei Pokémon bellissimi. Che ambizioni di merda. Penso che io volessi diventare un'allenatrice solo perché ero gelosa di Lunik. Non è mai stato quello che ho realmente voluto. Voglio combattere con te un'ultima volta e io invece no, vorrei che tu te ne fossi andata 20 anni fa. E vabbè, ti affronterò Mandibuzz. Madonna, quanto è stronzo sto Pokémon. Allora, calma, ti faccio una forza. Pursuit. No, no, ok. Meno male che non l'ho ritirato. E un'altra Strength, perfetto. E l'altro tuo Pokémon è Ustikazio Nidoking. Earthquake. Vediamo se va giù. E no, ha retto Trash. Ok, dovrei avercela fatta. No, ho sbagliato mossa, che idiota! No! Che cretino! Volevo fare forza, non Rock Smash. Raga, abbiamo rischiato di perdere Bucefalo, ma per fortuna è sopravvissuto anche a questa battaglia, il nostro Bucefalo. Grazie per avermi fatto pensare alle mie azioni. Tutte le volte che combattevamo, mi sono sempre chiesta se era davvero quello che volevo. Ecco perché ho deciso di abbandonare la vita da allenatrice. Da adesso allenerò i miei Pokémon per il contest di bellezza. Mi dispiace per te. Cosa? Ah, lol, mi ha dato sub, perfetto. Ok, presumo che si possa proseguire, raga, e abbiamo tempo, quindi direi why not proseguing, insomma, come direbbero oltremanica. Ciao, potevi anche morire per quanto mi riguarda. Signori miei, chi se lo ricorda? Torch? Torch? Ma hashtag Torch nei commenti, insieme a Solanal. Torch, ragazzi, era il Pokémon di Rocket 25 nella Soul Link a Pokémon Oro e Argento. Ed era in coppia con il mio Blissey, chiamato Puppenaz, e chi vuole intendere intenda. Ok, tutti qua, raga, parlano degli Elite Four, quindi presumo appunto che siano molto vicini. Manca appunto una medaglia,
Probabilmente, suppongo, uno scontro finale col team. E poi, tac, fega la Lega. TM43. Non era tipo forza segreta? Sì. Sì, forza segreta, ok. Che io ho sempre confuso, non so voi, con dono naturale. Cioè, nel senso, per me sono sempre stata la stessa mossa, ancora un attimo. Ok, nel frattempo qua non c'è più motivo di incontrare Pokémon, quindi io il repellente lo attivo volentieri. Tra l'altro tra... Ah, non t'avevo visto. Cyndaquil, ciao, è stato bello. No, appunto, fra 40 minuti devo andare in live. Sto registrando proprio mercoledì, il video dovrebbe uscire giovedì, spero di farcela. Comunque, signori miei, lo dirò anche in live, ma lo dico anche qua. Per il 666esimo video che dovrebbe uscire tipo venerdì barra sabato, appunto, per il 666esimo video vi porterò qualcosa di molto speciale e di molto carino, secondo me. Comunque, nel frattempo, Bucefalo è quasi a livello 55, manca solo questo Gabite. E perfetto, abbiamo battuto Pedro. Pedro snowboardista, snowboarder penso che si dica in italiano, non credo che esista snowboardista, sapete. Poi tra l'altro io in snowboard ci sapevo andare perché ho fatto tipo un anno di snowboard, però poi mi preferivo gli sci. In ogni caso è tantissimo tempo che non vado a sciare, la cosa mi dispiace un bordello. Comunque stiamo per giungere in questo nuovo percorso e finalmente va via la neve, finalmente fra virgolette perché non mi dispiaceva. E comunque qua ci posso fare una cattura, c'è la mamma puttana, chi sei? Kaori! Ah, Kaori è il campione! Ok, perfetto. La società Pokémon ha finalmente scoperto la locazione del Team Steam, della base del Team Steam. E un indizio? Hint dovrebbe essere indizio? Un indizio sui loro reali piani. Sui loro piani reali. Sappiamo che stanno cercando qualcosa a Drake Brief City. E la loro base è a sud. Ash Ketchum mi ha detto che hai un uniforme del Team Steam. È vero, c'hai ragione. Abbiamo molte ipotesi su quali siano i loro veri obiettivi. Ma una cosa che sappiamo è che inizieranno la prossima fase molto presto. Abbiamo visto molto movimento dei loro membri in tutte le diverse città. Ok, torna indietro a noi con tutte le informazioni possibili. Olè, perfetto. Quindi deduco che poi io mi debba mettere. Ma tipo me la posso mettere adesso? Sapete che non ricordo? Sì, perfetto, ok. Sì! La corsa spastica! Che bello! Oddio! Cos'è? Che figo! Finalmente, raga, la gente non fa le traversate! Che figata! L'adoro sta cosa! Perché? Spiegami perché. Perché? Cioè io perché con... Non facciamoci domande. Ok, qua ci posso fare la cattura, quindi raga, a sto punto direi di farla. No, vabbè, raga, è stupendo! Remoraid, che schifezza, ma è stupendo! Mi piace un sacco sta cosa, raga, che non... Cioè la gente non nuota più, capite? Cioè, se prima la gente era costretta a farsi le traversate tipo Sicilia a Calabria, adesso c'hanno i Pokémon. Questa è una gran figata. Remoraid. Allora, visto che tipo Remoraid era sempre di fianco a Mentai, tipo mi ricordo che c'era una carta Pokémon con Remoraid insieme a Mentai, e io ho sempre pensato che fosse tipo la sua evoluzione. E questa cosa mi ha ricordato molto lui. Wishy. Wishy. Non ci sta. Wishy, lo chiamiamo Wishy, perfetto. Wishy, nuova riserva perenne, perché tanto raga, ormai abbiamo capito che qua i Pokémon, cioè di riserva ne abbiamo 100 miliardi. Attiviamo il repellente, direi di proseguire, tanto... Come? No, che hai detto? Ok, stai insegnando al tuo Wilmer come surfare, ma direi che sei messo benino. Ciao! Sono il migliore allenatore nell'oceano. Cioè, raga, è fantastico! È fantastico, ma anche lo spra... Mi sta prendo? 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 Ma no! Questa mi è scappata, questa dovrei riuscire a censurarla. Ok. Devastato, ma raga, cioè, quanto è bello lo sprite di sti cosi, cioè, è veramente qualcosa di spettacolare.
Vediamo un po' qua cosa abbiamo. Una super potion, un'altra. Tra l'altro forse è il caso che Kuro sia, perché altrimenti mi schiatta, poi è un casino. Curiamo anche Bucefalo, ma a lui diamo una super potion, perché Bucefalo può anche farcela senza pozioni. Cazzo gliene frega lui? No, vabbè, cioè, questo è stupendo. Sono fatti troppo bene. La cosa divertente poi è che, cioè, io perlomeno presumo che loro nel gioco originale mandino un Tentacruel o un Wilmer nel caso del tipo. Però qui è randomizzato, quindi cioè loro hanno un Pokémon che non usano. Va bene. Allora, io qua sinceramente mi sono perso. No, allora, ho sbagliato semplicemente strada. Immagino di dover andare di qua, dove c'è quel tipo, quindi lo affrontiamo. Oggi il mare sembra davvero bello, ad essere sinceri. Sto surfando con i miei amici, sei completamente da solo, non c'è nessuno. Spiegami che amici immaginari hai. Defense Curl. Madonna se c'è la mamma troia. Ok, perfetto. Drapion! Flamethrower, tra l'altro dovrei levare sia, raga, che sta crescendo. Crescendo oltre i livelli desiderati. Mettiamo davanti Divimove, raga. Oggi penso che non abbia ancora combattuto Divimove. Quindi vai così. No, non hai capito. Repellente attivo. Cosa sei? Una Ultra Ball, perfetto, non fa mai male. Una Ultra Ball al giorno toglie il medico di torno. Famoso detto italiano. Forse non era proprio così, ma dettagli. Morto coso. Oddio, che schifezza. Fermi. Rock Climb. No. Che la muta! Lo prendi in quel posto sempre. Con Divimove lo prendi sempre in quel posto. Non puoi fottere con lui. Non puoi fottere con Divimove. Allora, Tarzan, olè. Ok, quella deduco sia la base del Team Steam, che non so come sia raggiungibile. Penso facendo sto giro qua. Comunque, raga, ovviamente la esploriamo nel prossimo episodio. Direi di prendere a bastonate. Quanti cazzo siete? Ok. Oggi è un gran giorno. Percy ed io, i vostri capi, finalmente stiamo. Come si dice in italiano? In acting. Tipo, concretizzando una roba del genere. Stiamo concretizzando i piani del nostro capo. Il Team Steam in poche ore avrà abbastanza potere da portare l'intero mondo sotto la nostra legge, la nostra pace forzata. Non so se sia esattamente così. Andiamo, Team Steam. Andiamo velocemente al. No, eseguiamo velocemente il piano alfa. Ok, praticamente hanno compenetrato le porte. Tu? Ah, ok, perfetto. Qua suppongo di mettermi la tuta. Quindi, signori miei, nel metterci la tuta, io vi saluto. Vi aspetto al prossimo episodio di Pokémon Light Platinum. Spero che questo vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Rispondete alla bestemmia del giorno perché non posso metterla. Ok, perfetto. E passate dai social che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.